Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati in un video dedicato a Sorare, il fantacalcio legato alle criptovalute che nell'ultimo periodo, sono sincero, mi sta prendendo parecchio tempo e non solo. Vi dico già che sono usciti due video interessantissimi dove vi parlo di questo gioco qualche settimana fa, più di qualche settimana fa. Sono due video importantissimi, andateli a rivedere perché sono un attimo la base di questo gioco. Oggi andremo a rivedere alcune cose per iniziare al meglio, perché questo è uno dei periodi migliori per incominciare, anzi rincominciare a giocare a Sorare. Perché? Perché durante l'estate molti giocatori di Sorare mollano o magari si dedicano alle leghe un pochettino meno importanti come la MLS o magari i campionati asiatici. Adesso invece, nel momento in cui sto registrando, è venerdì 12 agosto, siamo verso l'inizio della Serie A e alcuni campionati sono già iniziati, come la Bundesliga, il campionato austriaco. Insomma, i campionati sono ricominciati, questo è il momento giusto per ricominciare un attimo a comprare qualche cartina e iniziare a guadagnare e a vincere qualche premio, perché no? Prima di andare nel dettaglio del video, vi invito a iscrivervi a Sorare tramite il link che trovate in descrizione, perché in questo momento c'è una promozione super, super interessante. Infatti, come potete vedere qui, se vi iscrivete con il mio codice, mi raccomando, cliccate su questo codice o copiatelo e incollatelo, una volta che avrete acquistato 5 carte all'asta, otterrete una carta oro gratis. Ma che carta oro? Una carta proveniente dalla Lega o Premier League o Bundesliga o Serie A o Ligue 1 o Liga Santander. Quindi carte interessanti. Non hanno magari un valore altissimo, non stiamo parlando di carte che valgono 100, 200, 300 euro, ma comunque è già una buona carta da magari farci plusvalenza. È una tier 3, ragazzi. Una carta che può valere in media dai 10 ai 20, 25 euro. Qualcosa di più a volte se siete fortunati. Insomma, iscrivetevi tramite il mio link e dopo 5 carte vinte all'asta, e quindi stiamo parlando di carte in cui dovete vincere l'offerta, dovete fare l'offerta più alta, ma come potete vedere ci sono delle carte di titolari che vanno via a veramente pochissimi soldi. Dopo 5 carte ne otterrete una gratuita e ne otterrò una gratuita anche io. Quindi mi raccomando, se vi va di supportarmi, iscrivetevi tramite il link che trovate in descrizione. Lo so che ho già fatto dei video abbastanza basic su Sorare e ve lo dico già, anche questo sarà un video dedicato a chi è alle prime armi, perché io prima voglio farvi capire bene come funziona, successivamente voglio andare un pochettino più nel dettaglio. Ricevo spesso commenti, giustamente, da voi, del tipo: Menzo, ma bisogna usare soldi reali? Menzo, ma si può vincere anche non investendo troppi soldi? Menzo, ma si può vincere o si può giocare anche non spendendo soldi? La risposta a tutte queste domande è sì. Poi c'è un ma è molto complicato, però questo non esclude il fatto che voi possiate iscrivervi tramite il mio link, mi raccomando, con i vostri amici e giocare semplicemente per arrivare più in alto in classifica, divertendovi tra di voi e basta. Vi dico come sto giocando. Io sto giocando per provare ad andare a premi con le limited ed è una delle cose più probabilmente complicate. Io in questo momento ho voglia di investire soldi su queste carte per capire il gioco, per studiarlo, per capire le dinamiche, le meccaniche, e quindi ho provato a investire quest'estate sulla competizione americana. Non è andata bene, sto ancora rivoluzionando la squadra, per il momento questa è la mia titolare. In realtà i calciatori che avevo non sono male, però sono sempre stato abbastanza sfortunato, mentre non punto tantissimo a vincere nelle altre leghe, perché è praticamente impossibile, ragazzi, punto a fare un po' di plusvalenze con queste carte. E in realtà qualcosina mi è andata bene, per esempio già anche Rodrigo potrei plusvalenziarlo, anche Pedro Gonzalez, per esempio, andiamolo a vedere, la carta che ho acquistato io, l'ho acquistato per 180 euro, adesso potrei farci già un 100 e passa euro di plusvalenze. Quindi io punto in questo momento a fare plusvalenze e questa è la cosa che mi interessa di più. Ma, ragazzi, per chi ha un budget più alto, e dopo passiamo a chi non vuole spendere troppo, per chi ha un budget più alto, io consiglio sempre di investire o di sfruttare le carte rare, ovvero quelle che trovate sul mercato come rosse, ok? Queste qui, che
costano di più. Perché costano di più? Perché c'è una tiratura limitata di queste carte, ma soprattutto perché ti danno accesso a dei tornei più vantaggiosi se hai comunque un buon budget da investire. Perché dico questo? Perché se voi andate nella All-Star Rare e guardate il monte premi, abbiamo che se voi giocate con 5 carte rare, andate a premio anche con un punteggio maggiore di 205. Se fate poco più di 205, qualsiasi sia la vostra classifica, ok? Andrete a vincere 24,20 euro in questo momento, 0,0133 Ethereum. Se invece fate più di 250, andrete a vincere 48, dopo salendo i premi sono ancora più alti. Se invece per esempio andate a vedere la All Star Limited, ovvero quelle oro, le carte più, diciamo così, meno rare, il monte premi non è mai in denaro. E quindi si fa un pochettino più fatica. Adesso l'All Star ti dà una tier 3 se arrivi tra la 236esima e la 600esima posizione. Una tier 3 è quella che vincete se vi iscrivete col mio codice. Però per esempio Alstenberg, quanto vale? Sempre titolare, vale una quindicina di euro. Quindi, se avete budget da investire, il mio consiglio è sicuramente sulle carte rare. Se invece avete un budget nella media, per il momento studiate il gioco. Andate sulle limited. I consigli per chi vuole investire in carte oro, le più tranquille, ragazzi, ve lo dico sinceramente, voi potete giocare spendendo poco. Voi potete tranquillamente giocare spendendo poco. Ci sono un sacco di calciatori titolari, ma anche di quelli che subentrano sempre, che vanno via a pochi euro. Voi potete partecipare ai vari tornei che vedete qui. Ve ne ho già parlato dei tornei, quindi andate a rivedere il video precedente. Ci sono tutti questi tipi di tornei a seconda della rarità. Ma se volete giocare con le carte limited, quelle che costano meno, come vi ho appena detto, si può, ragazzi, si può. Per esempio, qualche consiglio magari di calciomercato. Al momento, Unai Núñez va via veramente a pochi euro. E adesso si sta alzando, come potete vedere, 22 giorni fa, 6,50 euro. Adesso si sta alzando un pochettino perché la gente si è accorta che Unai Núñez è il titolare del Celta Vigo. Io l'avevo già acquistato all'epoca, quando non faceva mezzo minuto l'Athletic Bilbao, per 4,81€. Io adesso lui lo potrei rivendere e fare qualche euro in più, ma non mi interessa fare questo tipo di plusvalenza. Dovesse iniziare a giocare, prenderebbe un valore intorno ai 20, 25, 30 euro. A quel punto si potrebbe rivendere. Attenzione però, perché così non guadagnereste la carta extra tramite il mio link. C'è un calciatore in realtà che non è sempre titolare, ma che va via veramente a pochissimo, come potete vedere, Fernando Calero. Va via a pochi euro, ragazzi. Lui è un'occasione perché è comunque il primo sostituto in difesa centrale dell'Espagnol. Lui potrebbe essere un buon colpo. C'è anche un altro calciatore che purtroppo si sta un po' perdendo in questo momento, ma che è sempre nel giro, non dico dei titolari, ma dei primi sostituti, ovvero Cade Cowell. Questo è un ottimo momento, secondo me, per prendere Cade Cowell, perché le sue votazioni generali sono molto molto basse. Sono molto molto basse. Questo calciatore 3 mesi fa andava via a 50-60 euro, ragazzi. Io l'ho acquistato una cinquantina. L'asta adesso va via sui 25 euro. 27, 28, 29, massimo 30. Ma cercate di non pagarlo 30 adesso, perché il calciatore sta faticando un attimo a trovare continuità tra i titolari. È giusto pagarlo questa cifra. Un altro consiglio che vi posso dare è: non acquistate i calciatori quando hanno una votazione troppo alta, perché appena gioca male la votazione scende e il prezzo cala già. Dopo lo potete acquistare a già qualcosina di meno. In ogni caso, vi consiglio di andare in aste per nuove card, così vi mette tutte le carte che stanno per scadere o sono in scadenza. E poi andare ad aggiungere i filtri. Per esempio, una linea di prezzo. Per esempio, andiamo a mettere 5 euro. Così, 5 euro. 5 euro un calciatore. Ci sono dei calciatori titolari? Edges. È il difensore centrale del Dallas, signori. È il difensore centrale del Dallas. Va via a 2 euro. Se volete iniziare a giocare e provare magari a vincere qualcosa, magari vi butta bene, Edges è il difensore centrale del Dallas. Va via a pochissimo. Ci può essere anche qui, che va così a poco, di interessante. Oddio, Le Marchand, il difensore dello Strasburgo, ci potrebbe anche stare.
ci potrebbe anche stare, ha finito la stagione in maniera positiva, l'ha iniziata non bene contro il Monaco, però è comunque un difensore che può far bene. Ha un'età forse un po' troppo alta, quello che vi consiglio io è, se avete qualche pupillo, magari puntateci, magari informatevi, può esplodere, può iniziare a giocare, tipo Michael Johnstone, io ci ho provato a puntare su di lui, però non lo so, ho qualche dubbio, il Celtic in questo momento si sta affidando ad altri giocatori, comunque va via pochissimo. Insomma, se volete iniziare a giocare con le Limited spendendo una cifra giusta e avendo gratis la mia carta, potete farlo tranquillamente. Ve lo dico sinceramente però, andrete a spendere qualcosina di più col ruolo del portiere. Perché i portieri si fanno un pochettino pagare. Quindi se cercate un titolare, una bella cifra, dovete spenderla. Però non è neanche detto. Cioè, ci sono dei portieri che vanno via a una trentina, una quarantina di euro. Lì dovete essere voi a capire cosa scegliere. Un altro consiglio che vi posso dare è, in realtà va a discapito della mia formazione, potreste puntare su portiere difensore centrale della stessa squadra, perché poi il portiere, se non prende gol, ha dei punti in più e così avrà anche il difensore centrale, quindi può essere una buona scelta. Io ho deciso di puntare sul portiere della prima in classifica della Western Conference in Los Angeles e sul difensore centrale del New York della Eastern Conference, che in realtà in questo momento non è prima ma è seconda, quindi capite che tecnicamente è una linea difensiva non male. Avevo provato a puntare su un altro difensore centrale, non mi rendeva e così ho deciso di mettere la mia formazione. Ora passiamo a chi vuole giocare senza investire troppi soldi magari sulle Limited, chi ha voglia inizialmente di divertirsi con le argento, le comuni, ok? Iscrivendovi con il link che trovate in descrizione, una volta partiti, il gioco vi darà delle carte argento comuni che potrete utilizzare fin da subito. Sono un po' queste qui, no? Queste sono quelle che ho ricevuto io all'inizio. Queste carte qui non possono essere vendute, non possono neanche essere comprate, ma possono essere utilizzate per giocare settimanalmente. Per esempio, se noi andiamo in diretta, come potete vedere, io ho all'interno del torneo casual comuni questa formazione. Ho messo Rui Patricio, Mancini, perché giocano contro la Salernitana, Koke, l'Atletico Madrid, contro il Getafe, Dzeko contro il Lecce, magari se l'Inter gli esce una mezza goleada, entra e fa bene. Insomma, se voi andate nella sezione gioca e in arrivo, vedrete che ci sono tre sezioni per le carte comuni. Nella training allenate i calciatori, per esempio, hai dei calciatori che non giocano, li metti nella sezione allenamento. Ve ne ho già parlato meglio anche in altri, negli altri video. Poi abbiamo altri due tornei. Il torneo casual, voi fate la vostra formazione, ragazzi. Fate la vostra formazione. Perché è interessante? Perché se avete dei calciatori forti, se vi escono carte forti e nei premi giornalieri, giornalmente vi danno delle carte comuni, avrete la possibilità di vincere altre carte e quindi di guadagnare. E vedete, potrete guadagnare non spendendo un soldo. Se doveste essere fortunati e arrivare tra l'undicesima e la decima posizione, vincereste una carta tier 3, ovvero una carta come prima che vale 15, 20, 30 euro. Se doveste arrivare primi, avete buco di culo, arrivate primi, ragazzi, tier 1. Tier 1 in questo momento ha una buona media voto, vale 200 euro. Cioè, non è che ci fa schifo. È difficile, è difficilissimo arrivare in quelle posizioni. Ma vi fa schifo provarci? È gratis. Vi fa schifo? Non so, io ci proverei. Inoltre, voi qui andate a premio sempre, ragazzi. Cioè, se voi arrivate qui ultimi, tra i 60.000 partecipanti, vincete comunque una cartina argento. Ma magari vincere Dejan Jovelic, che è titolare, l'attaccante titolare del Los Angeles. Cioè, capite? Le comuni ve le lanciano. Da una parte giocate con le comuni e provate a vincere. Dall'altra, un piccolo investimento sulle Limited. Io personalmente lo farei, ma è perché sono io. E poi, in più, c'è anche la sezione Academy, dove un qualsiasi numero di comuni e massimo due Limited. Anche questo è molto interessante come torneo. Perché? Perché qui ti danno una carta a seconda del punteggio. Cioè, se tu fai più di 165, Tier 1 Common. Se fai più di 300, Star Common. Star Common. 300 punti non sono impossibili. Andiamo a vedere, per esempio, la mia Games Week numero 294. Per esempio, con un portiere che non ha giocato,
Alemdar, io ho fatto 216 punti. È vero, ha segnato Elvedi e Gonçalves. Però in generale, qui ho avuto due giocatori che non hanno giocato e ho fatto 164 punti. Cioè, capite? Inizia a essere interessante la questione. Io vi consiglio di iniziare. Ci tenevo a fare gli ultimi due discorsi, ragazzi. Partendo dal presupposto che Mbappé è diventato il volto di questo gioco, sono stati chiusi delle partner importanti. La Serie A tornerà su Soreir. A breve usciranno le nuove carte. Adesso Soreir non ha più le nuove carte dell'Inter, del Milan, di tutte le altre. Hanno le carte ancora vecchie, quindi ci saranno degli aggiornamenti importanti. Ci saranno degli aggiornamenti molto importanti. Questo è il momento giusto per iniziare a giocare. Iniziate adesso, ragazzi. Non, per esempio, investire su questo Barella non avrebbe senso. Come non avrebbe senso investire su Çalhanoğlu? Perché non ha senso investire su Çalhanoğlu? Perché Çalhanoğlu l'anno scorso ha fatto una stagione della Madonna, ma poi con la nazionale ha fatto punti assurdi. Punti assurdi, adesso costa una madonna. A Çalhanoğlu ha una media di voto 80, ma una volta che inizia a giocare, sta media scende e il suo prezzo scende con lui, quindi occhio a investire su questi calciatori. Volevo fare un ultimo punto per quanto riguarda gli utenti un pochettino più navigati, perché, ma si collega in realtà anche con quelli che vogliono iniziare adesso, con l'arrivo della Games Week numero 300, quindi fra qualche settimana, Soreir ha migliorato anche, eccolo qui, la matrice, diciamo così, del punteggio. Quindi hanno rivisto un attimo come dare i punteggi ai vari calciatori per ruolo. Da qui c'è scritto che hanno cercato di migliorare il loro sistema di punteggio. Per esempio, facciamo un esempio, per quanto riguarda il portiere, loro si sono accorti che era penalizzato quando perdeva il possesso del pallone, ma non gli venivano dati dei punti in più quando faceva passaggi giusti. Non veniva penalizzato abbastanza quando prendeva più di 3 gol. Io ho visto portieri prendere più di 3 gol e avere comunque 40-50 punti. Ed è difficile che un portiere possa fare più di 80 punti. È vero. Cioè, veramente devi parare un rigore e non prendere gol. Quindi hanno rivisto un pochettino tutti i punteggi. E qui ci sono tutti i dettagli. Come potete vedere c'è la modifica del punteggio. Save shot from inside the box. Parata dentro l'area. Invece di un punto in più, due punti in più, questi sono dei buoni vantaggi per i portieri. Soprattutto se avete dei portieri che comunque hanno delle buone difese in avanti. Devono stare attenti perché agli unici tiri che ricevono devono fare buone parate. E la stessa cosa poi è stata cambiata per gli altri giocatori in campo. Quindi vi lascio magari il link. Vedete anche i difensori. Fullbacks get lower scores than centerbacks. Cioè i terzini solitamente erano un po' penalizzati rispetto ai centrali. E poi hanno rivisto anche altre statistiche. Insomma, ragazzuoli, vi lascio il link, magari le potete guardare con più calma. E per il momento direi che finisce qui. Questo era un video per farvi capire che Soreir è un gioco interessante. È un gioco che nei prossimi mesi spaccherà i culi. Ha già avuto un plus di iscritti e come potete vedere potete iniziare a giocare senza spendere un soldo. Se volete investire, poi fatelo. Il link è in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi con il mio link. Perché aiutate me e io aiuto voi. Ci vediamo alla prossima, assolutamente alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.